Una grande serata europea, quella dell'Olimpico, dove la Roma vince per 2-0 contro il Salisburgo, ribatte la situazione dell'andata e si aggiudica gli ottavi di finale di Europa League. Una gara importantissima, una vittoria altrettanto importante per il prosequio della stagione giallorossa. Brillano Dybala, Pellegrini e Spinazzola. La Roma parte fortissimo, i giocatori sono veramente carichi sin dal primo minuto. Un'interpretazione ottima dei giallorossi. Brilla Spinazzola sulla fascia ed è autore dell'assist del primo gol firmato Belotti, che insacca di testa. Una grande partita di sacrificio quella della punta italiana, impreziosita anche dal gol. Secondo gol che arriva pochi minuti più tardi, il gol del raddoppio al volo di Paulo Dybala, un gol meraviglioso, sempre su assist di Spinazzola, veramente l'esterno italiano autore di una grandissima prova, meritevole dell'otto. Anticipo già il suo voto in pagella. Dybala molto bene, anche Belotti ottima gara, una Roma che ha convinto sostanzialmente, una gara che andava interpretata proprio così, sin dal primo minuto al 100%, poi andava gestita dopo aver trovato le due reti, così è stato ed è una vittoria importante anche per José Mourinho, che allontana le voci che lo fanno sempre più distante da Roma con una vittoria di carattere e di spirito. Andiamo ora con le pagelle, classica gara solida della difesa giallorossa per la quale appunto Rui Patrício non è stato chiamato in causa quasi mai, per lui un 6 in pagella, partita solida, solidissima del trittico difensivo. Ibáñez pecca del giallo, salterà l'ottavo di finale di andata per la diffida, però comunque meritevole di un 6,5. Ottima gara del difensore italo-brasiliano. Poi Smalling, un muro, colonna portante di questa Roma, partendo dalla difesa, un 6,5 anche per lui. Mancini, meritevole anche egli del 6,5. Sulle fasce partono Zaleski e Spinazzola. Spinazzola, come detto prima, gara da Spinazzola Prime, da uno Spinazzola che non molla, corre fino al 95esimo, una gara assolutamente fantastica del giocatore italiano, sembra essere tornato quello dei livelli prima di Euro 2020. Zaleski sull'altra fascia non convince appieno, per lui un 6. Centrocampo, le due colonne portanti sono Cristante e Matic, ormai sembrerebbe essere questo il centrocampo titolare per le occasioni importanti, per entrambi un 6,5. Matic è veramente una grande gara, così come Cristante, che trova anche un tiro potentissimo verso il finale, che però non si conclude a rete. Per quanto riguarda la tre quarti, grande gara di sacrificio sia per Dybala che per Pellegrini. Pellegrini difensivamente gara eccezionale, per lui un 6,5, per questo ritorno anche a fatica, veramente, veramente un'ottima prova. Benissimo anche Dybala, è il giocatore di questa Roma che c'è sempre, in ogni momento e nelle occasioni più importanti lascia sempre il segno e il suo timbro. Per lui un 7,5, benissimo anche Belotti, gol, sacrificio, tanto sacrificio, un Belotti che così potrà restare a Roma, perché un Belotti in queste condizioni serve a Roma, soprattutto dopo l'infortunio al volto di Abraham, che è subentrato negli ultimi minuti con la maschera protettiva che copre l'occhio infortunato del giocatore. Per Abraham non si può dare un voto, mentre per Belotti un grande, grande 7. E subentrano El Shaarawy e Wijnaldum insieme a Abraham nel finale, non gli si può dare un voto. Martedì la Roma appuntamento con la Cremonese, domani i sorteggi di Europa League per scoprire chi affronterà negli ottavi di finale, una stagione che quindi continua in ambe le competizioni, sia Europa League che naturalmente il campionato. Entrambe, la Roma dovrà dare il 100%.